survive you. I will survive. A Saronno la Lega Nord sostiene la candidatura di Alessandro Fagioli. Qual è il programma di questa lista e che cosa si propone di fare il sindaco Fagioli se verrà eletto sindaco di Saronno? Allora, dal punto di vista programmatico i cittadini ci chiedono principalmente sicurezza, in seconda battuta lavoro per i giovani, in terza battuta la possibilità di avere una città vivibile nella sua quotidianità. È chiaro che questi sono punti principali che poi svilupperemo in maniera adeguata e li stiamo sviluppando. Oltretutto c'è una questione fondamentale che è la partecipazione attiva alla vita quotidiana della città da parte delle associazioni che in questi 5 anni sono state un po' abbandonate. Quindi da questo punto di vista saremo molto attenti in termini da un punto di vista di convenzioni dirette con determinate associazioni, se sarà il caso, e comunque bandi a progetto per riuscire a portare in piazza e valorizzare i cittadini e l'associazione saronnese. Da un punto di vista della sicurezza, che ripeto è la priorità dei nostri interlocutori, quindi cittadini, cosa possiamo fare? Far rivivere la città anche in orario serale attraverso diverse iniziative e comunque presidiare il territorio, non militarizzandolo, ma comunque avendo il pieno controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine. Quindi valorizzazione della nostra polizia locale e collaborazione stretta con le altre forme d'arma presenti sul territorio, quindi carabinieri, polfer e tutte quelle che ci sono, compreso anche Guardia di Finanza. Fagioli, in caso di ballottaggio avete già in mente possibili apparentamenti? Allora, in questo momento è chiaro che è prematuro parlare di queste cose, cominciamo a vedere come andranno le elezioni e chi verrà premiato dai cittadini il 31 di maggio, dopo faremo le debite considerazioni.